Dottoressa, siamo qui alla presentazione di questo documento che è in linea di discontinuità con quanto prodotto ufficialmente dal Ministero della Salute. Lo diciamo con soddisfazione perché in qualche modo viene riconosciuto un ruolo sussidiario a un'associazione di terzo settore come l'UISP sul terreno della promozione della salute. E come siamo arrivati a questo risultato? Ma siamo arrivati partendo da una collaborazione che è iniziata alcuni anni fa e io non direi che siamo in linea di discontinuità, ma siamo invece in linea di continuità con il programma Guadagnare Salute che ha sancito e ha condiviso a livello nazionale il principio dell'importanza della salute in tutte le politiche e del fatto che la salute delle persone dipende da tanti fattori, non soltanto dalla responsabilità individuale e quindi chiunque nei diversi settori di azione, sia istituzionale che non istituzionali, può e deve dare il proprio contributo. E in questa ottica, a suo tempo, abbiamo anche coinvolto la WISP, che ha collaborato con noi e poi collabora attualmente stabilmente anche con diverse regioni nel paese. Promozione della salute e uguaglianza in salute. Lo slogan della WISP quest'anno è l'uguaglianza in gioco. Mi sembra che c'è una coerenza di missione. Una coerenza perfetta perché diciamo il principio dell'uguaglianza in salute è un principio fondamentale, è forse uno dei diritti più importanti da tutelare e da promuovere per i cittadini e rientra poi perfettamente in linea anche con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e proprio in questi giorni si celebra la settimana dello sviluppo sostenibile in Italia, quindi questa nostra iniziativa si pone in coerenza anche con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche quelli sono obiettivi per lo sviluppo dell'umanità e quindi l'uguaglianza deve essere al primo posto se si vuole avere una umanità in salute, in benessere. WISP e il terzo settore si augurano che questo documento possa diventare concreta applicazione sul territorio. Che cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa auspichiamo? Ma diciamo, ovviamente il rischio è sempre quello del documento che viene fatto e poi rimane soltanto una memoria di un lavoro svolto. Ma in realtà già nel mandato che abbiamo ricevuto in conferenza Stato-Regioni è stato detto che questo è un punto di partenza e non di arrivo. E quindi come Ministero proporremo di continuare a lavorare con un altro tavolo che continui ad affrontare gli argomenti e ne affronti anche di altri. E al tempo stesso il documento rappresenta una base anche per il lavoro programmatorio delle regioni in prospettiva del prossimo Piano Nazionale della Prevenzione e quindi anche una traccia per il coinvolgimento degli altri stakeholder e per soprattutto lavorare cercando di individuare i ruoli specifici dei diversi settori ed anche armonizzare linguaggi, armonizzare competenze in modo da essere più incisivi, più efficienti e più efficaci. Che cosa si aspetta al Ministero della Salute, dalla WISP, a livello nazionale e a livello territoriale? Ma io credo che insomma, si aspetta di continuare in questa opera di supporto, non è la parola giusta, di sostegno e condivisione degli obiettivi e anche di divulgazione dei principi della promozione della salute all'interno di un settore che diciamo, la WISP ci lavora da anni, ma in altri casi è più orientato alla pratica sportiva che non in generale al benessere e alla promozione della salute. Invece continuare in questa doppia visione dello sport, ma anche dell'attività fisica in generale, dei sani stili di vita e della promozione della salute, credo che sia un valore importante, che la WISP ci ha testimoniato di poter portare avanti e speriamo che continui in questa direzione. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.